Sono in fase di individuazione i luoghi dove creare le nuove strutture pensate per la prima accoglienza dei migranti sul territorio, un hotspot e un centro di trattenimento. L'attenzione sarebbe concentrata sulla ex caserma Lago di Jalmicco, frazione di Palmanova. Anna Vitaliani. Potrebbero essere due le strutture di prima accoglienza per i migranti in arrivo dalla rotta balcanica che il Friuli Venezia Giulia intende costruire in tempi record e attraverso moduli abitativi prefabbricati sul modello dell'hotspot di Pozzallo. È quanto emerge da una nostra conversazione con il commissario di governo all'emergenza migranti, Valerio Valenti. Siamo convintamente favorevoli, ha dichiarato l'assessore all'immigrazione, Pierpaolo Roberti, che ci ha anche spiegato di quali strutture la regione vuole fornirsi. Un hotspot per espletare i primi adempimenti, ma anche le attività di primo soccorso e poi una seconda struttura definita centro di trattenimento prevista dal decreto Cutro e che permetterebbe di valutare in massimo 15 giorni le richieste d'asilo di migranti provenienti da paesi considerati sicuri. Con parere favorevole la persona otterrebbe subito la protezione internazionale, in caso contrario scatterebbe l'espulsione. E se Valenti ha parlato di una o due aree già individuate in Friuli, facendo intendere che non sarebbe stata presa in considerazione Trieste, quale luogo di hotspot, su questo Roberti non si esprime. Lo stesso governatore Massimiliano Fedriga ha dichiarato che la localizzazione spetta al commissario e alle prefetture. E se il prefetto di Udine, Marchesiello, esclude ipotesi certe? Sono tutte in valutazione, ma al momento di certo assolutamente non abbiamo niente. La notizia della dismissione della Cavarzerani e le parole di Fedriga hanno provocato un'immediata levata di scudi da Palmanova, un secco no a un hotspot da centinaia di persone all'ex caserma Lago di Jalmicco, sia dal sindaco Giuseppe Tellini che dal consigliere regionale DEM Francesco Martinez. Qui, secondo loro, si concentrerebbero le attenzioni. Da qualche tempo, raccontano gli abitanti, è iniziato il disboscamento del verde mai fatto prima e anche una prima bonifica dall'amianto. L'accoglienza va fatta in modo diffuso e armonico, dice il sindaco. È impensabile immaginare un grande hotspot inserito in una frazione di neppure 800 anime. Anche Zaia in Veneto, conclude Martinez, sta scegliendo l'accoglienza diffusa.